Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, capitoli 100 e 101, volume 4, 11-12 gennaio 1902. Questa mattina, avendo fatto la Santa Comunione, per poco ho visto il mio adorabile Gesù ed io, appena visto, gli ho detto: Dolce mio bene, dimmi, continuate a volermi bene? E lui: Sì, però sono amante e geloso. Geloso ed amante. Anzi, ti dico che per essere perfetto l'amore deve essere triplice. E in me ci sono queste triplici condizioni d'amore. Primo, ti amo come creatore, come redentore e come amante. Secondo, ti amo nella mia onnipotenza che mi serve per crearti e creare tutto per amore tuo, di modo che l'aria, l'acqua, il fuoco e tutto il resto
Ti dicono che ti amo e per amore tuo li feci. Ti amo come mia immagine e ti amo per riguardo tuo distintamente. Terzo, ti amo ab eterno, ti amo nel tempo e ti amo per tutta l'eternità. E questo non è altro che un alito che è uscito fuori dal mio amore. Immagina tu che sarà quell'amore che contengo in me stesso. Ora, tu sei obbligata a contraccambiarmi questo triplice amore, amandomi come tuo Dio, in cui devi fissare tutta te stessa e niente fare uscire da te che non sia amore per me. Amandomi per riguardo tuo e per il bene che a te ne viene, ed amarmi per tutti ed in tutti. Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa e mi sono trovata in mezzo a tante persone che dicevano: se si conferma questa legge, povera donna, tutto le andrà male. E tutti aspettavano con ansia di sentire il pro e il contro, e si vedeva un altro luogo appartato che stavano molte persone che stavano discutendo tra loro, ed uno di questi prendeva la parola e li riduceva tutti al silenzio, e dopo aver molto stentato uscì dalla porta e ha detto: certo, sì, in favore della donna. Nel sentire ciò, quelli di fuori tutti facevano festa e quelli di dentro restavano tutti confusi, tanto che non avevano neppure coraggio di uscire. Credo che sia questa legge del divorzio che dicono, ed io comprendevo che non la confermarono. Pare che Gesù continua un po' che a venire, pare che continua un po' che a venire il mio adorabile Gesù. Anzi, questa mattina, trasportandomi fuori di me stessa, mi faceva vedere i gravi mali della società e le sue grandi amarezze, ed ha versato abbondante in me parte di ciò che l'amareggiava, e dopo mi ha detto: figlia mia, vedi un po' dove è giunta la cecità degli uomini, fino a voler formare leggi inique e contro loro stessi ed il loro benessere sociale. Figlia mia, perciò ti chiamo di nuovo alle sofferenze, affinché, offrendoti con me alla divina giustizia, quelli che la devono combattere, questa legge del divorzio, ottengano lume e grazia efficace per riuscire vittoriosi. Figlia mia, io tollero che facessero guerre, rivoluzioni, che il sangue dei nuovi martiri inondasse il mondo. Questo è onore per me e per la mia Chiesa. Ma questa legge brutale è uno sfregio alla Chiesa ed a me abominevole ed intollerabile. Ora, mentre ciò dicevo, ho visto un uomo che combatteva contro questa legge, stanco e sfinito di forze, in atto di volersi ritirare dall'impresa, onde insieme col Signore l'abbiamo rincuonato, e quello ha risposto: mi vengo quasi solo a combattere ed impossibilitato a ottenere l'intento. Ed io gli ho detto: coraggio, che le contraddizioni sono tante perle di cui il Signore si servirà per ornarvi in cielo. E quello ha preso lena ed ha seguitato l'impresa. Dopo ciò ho visto un altro tutto affannato, impensierito, non sapendo come decidere, e qualcuno che gli diceva: sai che devi fare? Esci da Roma. E quello: no, non posso, è parola data a mio padre, metterò la vita ma non uscire mai, ma uscire non mai. Dopo ci siamo ritirati e Gesù è scomparso ed io mi sono ritrovata in me stessa. 14 gennaio 1902. Stando nel solito mio stato, è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, non può essere veramente degno di me se non chi ha vuotato tutto da dentro di sé e si è riempito tutto di me, in modo da formare di sé un oggetto d'amore tutto divino, tanto che deve giungere a formare la sua vita il mio amore, ed essa deve giungere a formare, ad amarmi, non col suo ma col mio amore. Poi ha soggiunto: che significano quelle parole "ha deposto dal trono i potenti ed esaltati i piccoli"? Che l'anima, distruggendo, ha fatto se stessa, si riempie tutta di Dio. Ed amando Dio con Dio medesimo, il Dio esalta l'anima di un amore eterno. E questa è la vera e la più grande esaltazione, ed insieme la vera umiltà. Poi ha ripetuto: il vero segno per conoscere se si possiede questo amore è se l'anima di nessuna cosa sicura che solo di amare Dio, di farlo conoscere e fare che tutti l'amassero. Poi, ritirandosi nel mio interno, ho sentito che pregava dicendo: sempre santa ed invisibile Trinità,
Vi adoro profondamente, vi amo intensamente, vi ringrazio perpetuamente per tutti e nei cuori di tutti. E così l'ho passato, che lo sentivo quasi sempre, che pregava dentro di me ed io insieme con lui. Bene, passiamo a meditare le lezioni di questi tre piccoli capitoli, molto istruttive soprattutto per quello che riguarda l'amore di Dio. E poi c'è questo inciso che magari è meglio affrontare rapidamente subito perché non è oggetto tanto di meditazione quanto di però presa di coscienza e contemplazione, perché veniamo a sapere dagli scritti di Luisa, perché insomma non ricorda la storia, per esempio non ricordavo insomma che già ai primi del Novecento ci fu questo tentativo di approvare in Italia la legge sul divorzio e qui si vede come allora riuscirono a scongiurare questo pericolo per il sacrificio, per il combattimento eroico di molti che stavano sul campo, ma soprattutto per i sacrifici delle anime vittime, Luisa in primis. Ed è da ricordare quello che Gesù dice. Immaginiamo se si dicesse in giro oggi, come se si deve avere il coraggio di dire in giro tranquillamente, io tollero guerre, rivoluzioni e sangue dei nuovi martiri. Questo è onore per me e per la mia Chiesa, ma questa legge brutale è uno sfregio alla Chiesa ed a me abominevole e intollerabile. Chi a suo tempo votò la legge cosiddetta Fortuna, da cognome, ma legge decisamente sfortuna, ha fatto una grandissima offesa al Signore. Perché noi dobbiamo ricordare, per quanto riguarda almeno il sacramento del matrimonio, ecco, che chi opta per questa soluzione si sente dire chiaramente dal sacerdote, terminata la celebrazione del matrimonio, cioè lo scambio del consenso tra gli sposi, perché è il consenso che fa il matrimonio, consensus facit matrimonium. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce, cioè non è che il sacerdote dice non lo separi, ma non si azzardi, perché portare un sacramento ad un tribunale laico, non religioso, profano, per ottenere una sentenza di eventuale scioglimento, a parte il fatto che questo davanti a Dio non produce nessun effetto, ma è un attentato alla sacralità del matrimonio e offende grandemente il Signore. Sarebbe concepibile, come dire, un divorzio da pronunciare per i matrimoni civili, insomma, no? Tanti matrimoni civili da parte di chi non usa il sacramento, non ricorda il sacramento perché è ateo. Se vogliono fare quello, insomma, il problema è che il sacramento è un sacramento, è una cosa che ha sigillato Dio e su cui gli uomini mai non ce la possono mettere. La voglia dire questo e quest'altro, no? Comunque, la divina volontà dovrà, come dire, provvedere, ecco, a trovare sistemi per cui non solo questa, ma questa è stata l'inizio della fine, insomma, da un punto di vista legislativo. Quindi queste e molte altre leggi che sono assolutamente inaccettabili dal punto di vista morale, quantunque da molti siano sbandierate come conquiste di diritti civili. Speriamo che la Divina Volontà trovi il modo di metterci un rimedio. Perché purtroppo, come sempre accade da un punto di vista umano, sappiamo che una volta che una cosa di questo genere poi diventa legge, chi si azzarda a dire A e a sfiorarla,
si attira addosso l'odio e l'inimicizia di tutti, nonché anche la possibile tomba politica istantanea, insomma, no? Quindi, e analoghe considerazioni si possono fare, insomma, per altre situazioni, insomma, no? Di vario genere. Comunque, passiamo alle cose più importanti della meditazione. Allora, il cuore della vita nella divina volontà, come sappiamo, è l'amore di Dio riconosciuto ed accolto e l'amore di Dio vissuto e ricambiato. La vita nella divina volontà è vita di amore, questo Gesù cerca di farlo presente in tutti i modi possibili. Ora qui, primo capitoletto, non deve certamente farci stupire, Gesù dice: io sono amante e geloso. Geloso ed amante. In che senso? Questo si trova anche nella Sacra Scrittura. Nell'Antico Testamento, qualcuno si scandalizza, ma si trova proprio scritto: io sono un Dio geloso. Noi sappiamo che la gelosia di per sé stessa certamente non è una cosa buona, no? Ma relativamente ad un aspetto suo particolare, e ovviamente relativamente ad un rapporto di amore a due, tra marito e moglie per esempio, come dire, ha un connotato che di per sé, come connotato, è giusto e sacrosanto, cioè la gelosia è l'espressione, diciamo così, dell'esigenza dell'amore di essere esclusivo, cioè se tu sei mia moglie, come tu ami me, non puoi amare nessun altro, cioè non puoi dare agli altri le stesse cose che come moglie dai a me. Sia da un punto di vista affettivo, sia da un punto di vista fisico, cioè, d'accordo? Quindi, un conto è fare gelosi, un conto è, come dire, comprendere, diciamo, in questo modo essenziale, diciamo così, la connotazione della gelosia che accede necessariamente all'amore, perché l'amore, insomma, che non fosse tutto darsi l'uno per l'altro e solo ed esclusivamente all'altro, non sarebbe un amore sponsale, ecco. E in questo senso Gesù è geloso della creatura e lo spiega poi perché. Ti amo come creatore, come redentore e come amante, noi siamo suoi, lui ci ha creato, lui siamo cosa sua uscita dalle sue mani, lui ci ha redento, non in maniera in generica e indefinita, perché nella redenzione lui ha versato il sangue per ogni singolo membro della razza umana, e pensandoci, cioè non è che lo ha fatto anche per te, lo ha fatto per te e casomai lo avrebbe fatto anche solo per te e lo rifarebbe se, come dire, questa cosa fosse possibile o comunque utile, non lo è perché il sacrificio di Cristo è già perfetto in se stesso, quindi non può essere in nessun modo perfezionato, ma se per assurdo tornare sulla terra e risoffrire un'altra volta servisse soltanto per un'anima in più, Gesù lo farebbe. E poi come amante, perché Gesù ci ama come se non avesse altro da amare in tutto l'universo, perché ama ogni singola anima come se fosse l'unica. Ti amo nella mia onnipotenza, cioè l'onnipotenza di Dio è attiva in noi, perché per creare dal nulla ci vuole un atto della divina onnipotenza e la nostra anima è stata fatta così. La mia onnipotenza che mi serve per crearti, spiega Gesù, e creare tutto per amore tuo. E qui ci sono tutti quanti, ti amo, con cui Dio ci circonda in continuazione, l'aria, l'acqua, il fuoco e tutto il resto, ti dicono che ti amo e che per amore tuo li feci. E noi sappiamo quanto la vita della divina volontà sia un andare in continuazione a prendere coscienza dei tanti ti amo di Dio e quindi a ricevere, ad avere quindi un nostro rapporto con tutte le cose create, mediato, cioè io non guardo la creatura, nessuna creatura, ma guardo il ti amo che Dio mi dice attraverso quella creatura. Ecco perché, e Dio questo lo vuole, d'accordo?
Non vuole che noi ci attacchiamo, questo è uno dei fondamenti del concetto teologico di peccato. Diceva Sant'Agostino che il peccato è l'aversio a Deo e la conversio ad creaturas, cioè mi allontano da Dio e mi converto alle creature, cioè mi attacco alle creature cercando da esse, come se fossero autonome e fini a se stesse, il piacere, la gioia, la soddisfazione e la vita. Se uno ci pensa bene. Questo è uno dei costitutivi proprio formali del peccato. E poi ti amo come mia immagine, perché noi portiamo l'immagine di Gesù, e poi ancora ti amo per riguardo tuo, e questo è il secondo punto ancora, distintamente, per riguardo tuo. Cioè, questa è un'esperienza molto bella da fare, no? Mettersi davanti al tabernacolo e dire, ma Gesù, tu ami me, proprio me, in quanto me, cioè la mia singola persona, la mia propria personalità, no? E poi, Lucis in fundo, ti amo ab eterno. Noi siamo amati nel Fiat Supremo, In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Ci ama nel tempo, ora. Gesù mi sta amando ora, in questa giornata, in questo momento della mia vita terrena. È ininterrottamente, è in atto di amarmi. Noi non vediamo e non percepiamo il suo amore perché non ci mettiamo in condizione di farlo, ma c'è. E poi ti amo per tutta l'eternità. Perché la condizione di coloro che raggiungono il fine per cui Dio li ha creati, cioè la beatitudine, godranno di un amore inimmaginabile di Dio per tutta l'eternità. Allora, che significa essere geloso? Se io ti amo così, il tuo amore deve essere un ricambio di questo amore. Quindi, fondamentalmente, non bisogna amare nessuna creatura per se stessa. Sei obbligato a contraccambiare questo triplice amore, amandomi come tuo Dio, in cui devi fissare tutta te e niente far uscire da te che non sia amore per me. Cioè, noi siamo fissi, cioè, la vita nella divina volontà fissa in Dio, d'accordo? Fissa stabilmente, cioè diventa un habitat perpetuo, cioè il dialogo che si intesse con il Signore è ininterrotto, è interiore ma è ininterrotto, cioè viene plasmata tutta la nostra spiritualità, tutta la nostra giornata, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre parole, tutte le nostre azioni. Quindi bisogna amare Dio in tre modi. Uno come Dio, Gesù dice. Quindi, e amare Dio come Dio vuol dire che da noi non deve uscire nulla, ma nulla, Se dobbiamo essere fissati in Lui. Cioè, noi siamo fissati, d'accordo? Quindi sappiamo che tra gli uomini si dice dispregiativamente, ma tu sei fissato? Sì, siamo fissati e come? Non in maniera malata o fanatica, ma siamo fissati in Dio. E niente deve uscire da noi che non sia amore per lui. Poi dobbiamo amare lui in un secondo modo, per riguardo tuo e per il bene che a te viene, cioè vivere così. Io sono anni che lo predico in tutte le catechesi, anche su quelle sul peccato, eccetera, eccetera. No? Non è che fai un favore al Padre Eterno, tu fai un favore a te, perché se vivi questo, tu avrai una vita felice qui. Quindi, amandomi per riguardo tuo e per il bene che a te ne viene, non solo il bene, ogni bene, tutto il bene, il sommo bene viene da questo. E terza cosa, ecco, il principio fondamentale dei giri, amarmi per tutti e in tutti. Noi sappiamo la distinzione che c'è, no? L'amare per tutti è quell'amore che noi offriamo a Gesù nella divina volontà, in sostituzione
di tutto l'amore che le creature che possono amarlo, quindi intelligenti, non gli danno. E amarlo in tutti vuol dire sostituirsi a quelle creature che, non essendo intelligenti, non possono fare un atto d'amore per lui. E sono tutte le creature divine, eccettuati gli angeli e gli uomini. Questa è la vita, è impressionante, la vita nella divina volontà, se si volesse fare una sintesi, è questo. Attenzione, nulla deve uscire da noi che non sia amore per Gesù, che non sia amore per la Divina Maria. Poi passiamo al terzo paragrafetto che completa un po' questo discorso. Come si fa a non far uscire nulla da noi che non sia amore per lui? Ad essere in questa attitudine perpetua, no? Amare Gesù per tutti e in tutti. Ecco, non può essere veramente degno di me, dice Gesù, se non chi ha vuotato tutto da dentro di sé, adesso ci fermiamo un pochino, e si è riempito tutto di me, in modo da formare di sé un oggetto tutto d'amore divino, tanto che deve giungere a formare la sua vita e il mio amore. Questa è un'espressione, insomma, un po' contorta di Luisa che va rielaborata, cioè tanto che il mio amore deve giungere a formare la sua vita. Deve giungere a formare la sua vita il mio amore, no? Ecco. Quindi l'amore di Gesù deve essere la vita di un'anima che vive nella divina volontà. Allora, vuotare tutto. Vuotare tutto. Questo è una componente fondamentale, ci deve essere il distacco affettivo da ogni cosa creata, ma ogni significa ogni, materiale, umana, affettiva, morale, tutto, non escluse le cose più sante, tutto. Tutto. Esempi, facciamo sempre con le persone, le creature, ci deve essere un distacco affettivo e in alcuni casi per raggiungere questo ci vuole un distacco effettivo, quindi proprio concretamente uno stare un po' di meno, non frequentare troppo, non essere con le persone verso cui ci sentiamo particolarmente inclinati o attratti. Questo a volte il Signore, a chi vuole vivere nella divina volontà, lo aiuta e crea le condizioni per questo. Altre volte invece gli chiede di avere, perché vuole vedere se lo fa, di avere lui stesso il coraggio di dare qualche taglietto, che è salutare sotto questo punto di vista. Andiamo alle cose più difficili, le cose sante. Noi non possiamo attaccarci alle cose sante. Per esempio, la messa. È chiaro che senza la messa non si può vivere, d'accordo? E che una persona che ama Gesù, la messa è, come dire, il fine prossimo della sua vita, insomma, no? Cioè passa dalla fine della messa alla prossima che verrà. Ma supponiamo che un giorno la Divina Volontà ti dice: oggi niente messa, perché ti rende le condizioni impossibili per poterla frequentare. Allora, come si vive questa cosa? Si vive nel fiat. Cioè, offri la sofferenza, perché sarà una sofferenza grande, ma la offri in maniera serena e tranquilla. Perché oggi Dio questo non l'ha voluto. Perché anche la messa, d'accordo, deve essere sottomessa alla divina volontà, anche le cose più sante. E io dico il rosario tutti i giorni, il rosario si dice tutti i giorni, è integro, ovviamente, perché vuole fare una vita e tutti e quattro i misteri.
Ma se è una circostanza fortuita, straordinaria, non lo so, ti ricoveri in ospedale, ti stai un giorno a letto intontito per tutto il giorno, certo non è che si lascia rosare queste sciocchezze, non si fa. Perché si fa quando la divina volontà mi mette in condizione di farlo, altrimenti non si fa. La cosa si complica molto. Per compiere il delicatissimo lavoro dell'amare, se questo non vuol dire dell'amare in Gesù e per amore di Gesù, tutte le persone, compresi gli affetti più cari, come è volontà di Dio che sia. Bisogna viverle queste cose, questo cioè non toglie nulla alla bellezza anche, come dire, dei rapporti, delle relazioni umane. Ma le sublima, le nobilita, non le fa diventare più piccole o più insignificanti, le fa diventare più grandi. E Gesù poi fa un'ulteriore spiegazione, che commenta un passaggio del Magnificat, no? Che significa ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, quindi dice ha deposto dal trono i potenti e ha esaltato i piccoli. Significa, ecco, che i potenti che stanno sui troni, ecco, sono quelli che hanno un potente, un re per antonomasia, c'ha tante cose, d'accordo? C'è il regno, c'è i sudditi, c'è la reggia, c'è la servitù, è pieno di tante cose. E quello che è pieno di tante cose non si può riempire di Dio. Invece il piccolo, l'umile è quello che sta in stato di... Cioè l'immagine proprio dell'umiltà, un'immagine sarebbe di chi sta completamente nudo e prostrato per terra, non ha nulla. Quindi chiaramente per stare nudo devi esserti spogliato, d'accordo? Non è che uno sta... Quindi l'anima che distrugge se stessa si riempie di Dio. Ed amando Dio con Dio medesimo, questo è amare Dio nella divina volontà. E Dio esalta l'anima ad un amore eterno, quindi si cominciano a vivere dei rapporti profondissimi fin da questo mondo con Dio. E questa è la vera, la più grande esaltazione, attenzione, insieme è la vera umiltà. Quindi che cos'è la vera umiltà? Staccarsi da tutto e consegnarsi nelle mani di Dio solo perché Lui solo sia la mia vita. Quindi è uno stato di dipendenza assoluta, quindi cioè, capite che dove la volontà, il desiderio di procacciarsi da se stessi le cose, è completamente morte e annichilire. Come facciamo a sapere che ci troviamo in questo amore? Gesù spiega. Se l'anima non si cura di nessuna cosa che solo di amare Dio, di farlo conoscere, e di fare che tutti lo amino. Cioè, se uno ti chiede cosa stai facendo adesso, se tu rispondi sto lavorando, sto mangiando, sto bevendo, sto dormendo, sto chiacchierando, sto facendo la meditazione, sto scrivendo, ecco, siamo ancora lontani. Perché la risposta esatta, cosa stai facendo adesso? Sto amando Dio. Come? Mangiando, scrivendo, leggendo, lavorando, parlando, ma quello che sto facendo sto amando Dio. Se non ci viene spontanea questa prima risposta, perché ti viene spontaneo quello che stai facendo, cioè se tu veramente interiormente stai facendo questo nelle cose anche esterne che fai, è chiaro che la prima risposta che ti verrà in mente è questa. Se questo non stiamo facendo, ancora non stiamo ben radicati dentro quest'amore. E quindi ancora, parafrasando un pochino San Paolo, la vita della divina volontà non è perfettamente formata in noi, ma deve crescere e deve tendere verso il più, il meglio e il perfetto.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.